Prato sarà una delle 5 città italiane a sperimentare il 5G, ovvero la quinta generazione della tecnologia per le telecomunicazioni. Nelle immagini vedete il protocollo di intesa siglato dalla Regione Toscana con il Comune di Prato e la Fondazione Bordoni per la progettazione di un centro competenza impresa 5G in grado di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese manufatturiere competenze, soluzioni e servizi che utilizzano la nuova infrastruttura. Prato è una delle 5 città nelle quali il Ministero ha scelto di anticipare la sperimentazione. Mette a disposizione 60 milioni di euro per questa fase di sperimentazione, lo fa sulla base di progettualità che le regioni vorranno proporre in accordo con il Comune. Può significare essere i primi a sperimentare le potenzialità di una tecnologia nuova, in grado potenzialmente di ribaltare le nostre abitudini e le nostre attività quotidiane in un mondo che è quello della Toscana e dell'Italia, cioè la manifattura in piccole industrie. Nel progetto c'è una forte componente legata alla cultura. Noi abbiamo realizzato a Prato questa bellissima manifattura digitale, appunto, che recupera antichi mestieri pratesi legati quindi in particolare al tessile e le reinterpreta in chiave innovativa, in chiave contemporanea, in chiave tecnologica per appunto l'audiovisivo. Ancora applicheremo appunto il 5G al tema dell'audiovisivo.